Che significato aveva oggi essere qui davanti al consolato degli Stati Uniti? Per me è estremamente importante essere per Renard Peltier, perché davvero è un uomo che ha pagato ingiustamente, perché semplicemente era un appassionato difensore di quelli che noi chiamiamo gli indiani, e indiani è già la negazione del loro nome, dei popoli indigeni degli Stati Uniti, che sono stati sterminati dagli Stati Uniti. Quindi il peccato originale degli Stati Uniti è qui, è il massacro che hanno fatto. E lui è uno dei patrioti, apparteneva davvero a questo grande movimento, era un bel movimento per i diritti dei popoli indigeni degli Stati Uniti. E sono stati non solo massacrati, poi ridotti e buttati, messi in queste riserve dove vengono distrutti a livello culturale. E quindi era uno di coloro che veramente ha portato avanti questa grande battaglia. Ed è per questo penso che alla fine gli hanno addossato delle colpe che lui non ha, di stati uccisi due dell'FBI e hanno buttato le colpe su lui. È assurdo che compia praticamente, è dal non so quasi 50 anni che adesso è in galera. È assurdo che questo avvenga. Deve essere liberato perché possa tornare nella sua famiglia, tra la sua gente, e godersi gli ultimi giorni della sua vita in pace. Un uomo che è semplicemente appassionato del suo popolo, dei suoi diritti, uno dei popoli più massacrati della terra. Cosa diresti per concludere al presidente Biden se lo avessi di fronte? Semplicemente che, carissimo presidente degli Stati Uniti, fai almeno un atto di grazia verso un rappresentante del popolo originale degli Stati Uniti, e che voi sapete molto bene quello che gli americani hanno fatto di questo popolo. Almeno abbia il coraggio, dopo così tanti anni di prigionia, di liberare questo Leonard Peltier, che è il simbolo della lotta per i diritti umani dei popoli indigeni negli Stati Uniti. Grazie, Alex.